Diego o quello che è rimasto di Diego. Vieni. E riprendiamo la nostra diretta, siamo pronti per la partenza, questa bellissima camminata non competitiva, ecco c'è il sindaco che prende posizione, sindaco Gasparini, il presidente della Proloco, celeberrimo Siviero Diego, e la signora che non so come si chiama, Sandra Boscolo, segretaria, la segretaria della Proloco, una delle Proloco, una delle Proloco più gloriose, gloriosa. Ecco, al sindaco, gli dai un dito, al sindaco. Vabbè. Buongiorno, ci siamo quasi a tutti, a tutte soprattutto, e benvenuti a Loreo. L'obiettivo di oggi non è solo quello della camminata, dello stare in compagnia, la giornata è abbastanza buona, un po' di aria fredda ancora, però tutto mi sembra che stia funzionando nella cosa, nel verso migliore. Un grazie alla Protezione Civile che vi vedo già sul ponte pronti ad accogliere le nostre ragazze e le nostre donne che faranno la passeggiata e non solo la camminata in rosa. Un grazie particolare a Stefania e il gruppo delle Pink Lady che ci hanno dato una mezz'oretta, tre quarti d'ora di vivacità in questa piazza. L'occasione è giusta e ottima e direi quanto più azzeccata che la camminata in rosa. Dopo lo dici tu questo. Quanto mai più giusta, perché deve portare all'attenzione non solo quello che è, come dicevo prima, la passeggiata in compagnia con quasi l'inizio di primavera. L'altro giorno è stata la festa della donna, che è la classica giornata di tutto l'anno, che fa ricordare quello che è il rapporto con l'altro sesso, con le donne in generale, ma io vorrei che oggi l'attenzione si fissasse su quello che sta succedendo nel mondo. Siamo in un paese occidentale, l'abbiamo detto anche prima, siamo in un paese occidentale dove anche nelle nostre realtà, nelle nostre culture, nelle nostre nazioni europee, in Italia spesso si vedono e si vivono momenti di violenza, soprattutto anche dentro le mura di casa. Questo deve essere monito, deve farci pensare, deve farci ragionare, soprattutto creare quella consapevolezza che dobbiamo mai e poi mai abbassare la guardia su questo fronte. Senza poi pensare che culture altrove, ma non troppo lontane, mettono il nostro, il nostro ambito a rischio, che è quello della parità di genere, che è quello del rispetto della donna, che è quello del rispetto delle persone in genere, e dobbiamo lottare su questo soprattutto. Quindi oggi più che mai io penso che sia una giornata, un momento e soprattutto una consapevolezza per non abbassare mai la guardia su questo fenomeno che tanto tanto bello non è, anzi ci porta all'essere umano maschile, non ci porta troppo bene. Un grazie a tutti voi, passo la parola a quello che resta di Diego, perché adesso lui ha già fatto tutte le notti, fa le corse, le camminate, quindi è diventato il figurino nostro del Comune Loreo. Grazie a tutti e arrivederci ancora. Poi passo la parola a Diego, Sandra e Stefania, che con il suo gruppo ci ha dato, un po' di allegria e un po' di calore, un po' di vivacità su questa mattina che deve partire, sarà senz'altro un'ottima giornata. Grazie e a presto. Grazie Moreno, buongiorno a tutti e benvenuti a Loreo, benvenute e benvenuti. È veramente un grande piacere, siamo qui partiti per scherzo con la nostra amica Sandra, che vorrei ringraziare perché è stata lei la promotrice di questa camminata, prima camminata in rosa qui a Loreo, ed è veramente un grosso piacere vedervi qui tutti presenti. Veramente un grazie di cuore a tutti, vorrei un applauso ai volontari che sono sempre pronti a lavorare e operare, tutte le nostre persone, i nostri amici volontari sempre pronti e disponibili a fare tutto. La Protezione Civile è sempre al
al nostro fianco per iniziare a essere sempre tutti insieme per fare queste cose. Un veramente grazie di cuore. Qua che c'è freddo bisogna partire perché sennò si sarà fredda, e quindi bando alle ciance e c'è parte. Passo la parola a Sandra per un saluto e buona camminata a tutti e ci vediamo dopo. Grazie mille e benvenuti. Grazie. Allora, come diceva Diego, intanto vi ringrazio tutti perché partita così in sordina, facciamo, non facciamo, anzi, vorrei ricordare che l'avevamo in programma prima del Covid. Già eravamo pronti con la pubblicità e siamo stati purtroppo bloccati dal Covid. E per cui oggi, diciamo, è proprio un gran piacere ritrovarci e riprendere. Cominciata in sordina, siamo arrivati a circa 200 persone. Per cui io vi ringrazio per questa bella camminata, ringrazio le Pink Lady, voi, e anche abbiamo un drone di qua il buon Veneto, di Samuele Samenzato, che ci accompagnerà in questa bella camminata. Vi auguro una buona giornata. Ah sì, passo la parola al capitano delle Pink Lady, Stefania. Grazie a tutti dell'invito, della presenza, del calore delle mie donne che ci alleniamo tutto l'anno, sempre fuori. Questa era una cosa che ci tenevo a precisare perché sono bravissime donne, ragazze, mamme, nonne, di tutto. Grazie a tutti. Bene, esatto, e il rispetto delle donne sempre, non solo all'8 marzo per la festa della donna, ma le donne vanno sempre, sempre rispettate. Grazie veramente, ci prepariamo ragazzi che siamo pronti. Cosa dice? Ci mettiamo qua tutti pronti, si parte verso il percorso, non so se l'avete studiato, l'avete capito un attimo. Comunque grazie Peter per la prepista che farai. Poi ci sarà la nostra golf car che farà da staffetta davanti, insomma, ecco. E quindi il percorso sarà, si va via di là del ponte fino in fondo alla strada, si gira a destra, per il percorso lungo si prosegue fino a prima del ponte Osadì, che c'è quella discesa delle barche, si gira a destra, si prende l'argine del canale, si prosegue fino a qui al ponte del centro, si gira a sinistra, poi ancora a sinistra verso il comune, in fondo alla strada dove c'è la rotatoria per andare a Tornova si gira a destra, si va nella zona, diciamo, via Dante per il piazzale Europa, si ritorna in questa direzione fino alla rotatoria in fondo delle Fianze, si va fino alla stazione dei treni, poi si va in lungo, diciamo, la stazione Carabinieri fino al canale, sono al barrio, c'è il barrio Cavalli, e poi si rientra, si viene qui in centro. Questo è il percorso lungo, ok? Boh. Percorso curto, quello corto. Allora, si va di là del ponte, si gira a destra, si arriva in via Posta Vecchia, si gira subito, di qua, anziché arrivare fino in fondo, via Passo Vecchio, comunque dopo ci sarà indicato davanti, ok? Si arriva fino alla riviera del canale, si viene su per il ponte questo, si gira a sinistra, si va verso il comune, si va fino in fondo al comune, si viene su per via Azzerò, si viene in centro e poi si viene qui direttamente. Ok, va bene. Comunque poi davanti c'è il percorso sinistro. Ok, foto di gruppo e poi partiamo, ok? Perché qua che è freddo, qua i motori si raffreddano, moreno, quindi bisogna scaldare. Ci siamo ragazzi, venite un po' più avanti qua. Samuele. Tranquillo. Adesso c'è il drone, un po' di musica, maestro. Pronti? Thank you.
Allora, ci siamo quasi per la partenza, finalmente più di 200 partecipanti dal via il sindaco Gasparini assieme al presidente della Proloco, e quindi fra pochissimi secondi finalmente questa corsa non competitiva su questa cittadina tra le più belle del nostro Delta, probabilmente anche la più storicamente vicina a Venezia. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1, via la camminata! Via, via! Chiude la fila il sindaco, il presidente della Proloco. Il sindaco la controllo, deve fare tutto il giro completo. Va bene, complimenti ancora. Quello corto, da qua al commercio. Va bene, vi saluto, grazie di tutto, complimenti, buona passeggiata. Alla prossima. L'Oreo il top, ciao.